Buongiorno, oggi faremo una comparazione tra l'ambiente di volo e il rugby professionistico. Si parla di passione che dà la spinta per affrontare preparazione, studio e delle sfide importanti. Ringraziamo il presidente dell'Aeroclub, Guido Guidi, Benvenuti. e l'istruttore. Piero Scuri, benvenuti. Il nostro capo istruttore, Capo grande Piero Scuri. istruttore Piero Scuri, oltre che il consigliere regista Massimo Simoncelli. Massimo Simoncelli. No, ci sta, ci sta. Allora, ok. Philippe Doucy, prima domanda che rivolgo a te, allenatore professionistico di rugby, a Piero Scuri e al presidente Guidi, secondo voi il paragone tra il volo di un solista, quindi un ragazzo che preparate a questa prima sfida importante, anche di responsabilità, è paragonabile ad un atleta che fa una Champions League, una Champions Cup di rugby? Che cosa ne pensate? Parte chi? Piero Scuri? Allora, visto e considerato che oltretutto io ho una passione particolare per il rugby, perché Ha giocato a ho rugby il giocato e ho nostro appartenuto istruttore. alla mia gioventù, direi che il paragone più azzeccato in assoluto è lo spirito che la scuola e il suo aeroclub trasmettono ai suoi allievi, che è molto molto simile allo spirito e alla sensazione di aggregazione che c'è in una squadra di rugby. Questo è fondamentale. Gli allievi devono essere motivati per andare in meta e per la meta di un allievo è il loro primo volo da solista. Questo è diciamo, il primo paragone assoluto che si potrebbe fare con l'ambiente del rugby e con il modo con cui si allenano gli atleti e il modo con cui si insegna ai nostri allievi. Gli allievi vanno motivati. Quindi la prima dote fondamentale di un istruttore è quello di capire, di comprendere il proprio atleta e sapere soprattutto sbloccare, no? Quei meccanismi che gli permetteranno di fare una buona prestazione. Questo è un paragone che si può tranquillamente fare. No, onorata di avere un istruttore, l'istruttore Scuri, che ha giocato anche a rugby ad alto livello. Casualità. Cosa ne pensi, Dussi, delle parole dell'istruttore? Sono completamente d'accordo con lui e c'è anche una regola fondamentale che va entrambi tra le due, lo rugby e il pilota, e lo rispetto, perché loro hanno un protocollo, devono rispettare delle regole per volare e noi lo rispetto delle regole anche noi per specifico nello sport e di compagni di squadra. Verissimo. Questo è vero. Presidente, lei cosa dice di questo rispetto, di questo fair play tra piloti, rugby, di quelle parole che hanno detto? Lei alla fine rappresenta l'istituzione qui, oltre Secondo me c'è un ai tecnici. aspetto importante, che è l'obiettivo, l'arrivare comunque alla meta. Allora, nella vita bisogna sempre riuscire a mediare tra la vita privata e un obiettivo importante, che può essere per un ragazzo arrivare al primo volo da solista, quindi alla licenza commerciale, come per un atleta arrivare a essere un atleta professionista, arrivare a raggiungere obiettivi. Quindi bisogna sempre tenere il focus, sempre essere motivati, sempre non avere distrazioni, ma riuscire anche a conciliare una vita privata in tutto questo. Ma ci deve essere determinazione, perché ogni volta che in qualche modo si lascia l'obiettivo da parte, in qualche modo ci si ferma, e quando si vuole arrivare al massimo, la differenza è fatta da poco, pochi millisecondi, pochi secondi, fatta veramente da niente. Quindi bisogna riuscire sempre a rimanere per tutti focalizzati su quelli che sono i nostri obiettivi, nello sport, nell'aeronautica, nella vita, riuscendo però a mediarli con una vita privata che poi dia soddisfazioni comunque. Allora, faccio l'ultima domanda, visto che dobbiamo essere celeri e ci seguono parecchio. L'ultima domanda è a riguardo di una situazione improvvisa, perché capita sia in un momento decisivo di una partita che magari in una situazione di volo dove, cioè, deve essere la persona capace da sola di prendere una decisione giusta e velocemente. In questi due casi, secondo voi, il concetto fondamentale per essere decisivi velocemente e con coscienza? Allora, c'era diciamo, una delle basi dell'istruzione,
che oggi è stata leggermente rivista, perché l'esperienza, come sempre, porta, no? Man mano che si progredisce a capire quali sono gli errori precedenti e a trovarne le soluzioni, era quella di dire che una volta si presa una decisione non si torna indietro. Questo per chi vola è abbastanza importante ed è abbastanza vera, ma non è più una legge scolpita sulle tavole. Oggi si insegna ad assumere delle decisioni mantenendo alto il livello della safe, cioè della sicurezza, perché questa è la prima cosa che ci regola, ma si insegna anche ad avere la responsabilità di assumere le decisioni che si prendono e soprattutto a rivedere nel contesto la decisione che viene presa. Questo è un po' come per il team, no? Si assumono delle tattiche, no? Si studiano delle strategie, ma è solo il campo poi che ti dice se quella strategia che hai disegnato sulla lavagnetta è ottimale ed è efficace per quella partita, per quel momento della partita. Con l'aeroplano è uguale. Con l'aeroplano si studia una strategia in caso, per esempio, di un'avaria, ma oggi si insegna anche a saperla rivedere istante per istante, perché non è detto che quella che si è studiato sia la migliore in quel momento. Ovvio. Altra cosa che penso sia il coordinamento. Magari noi piloti privati non abbiamo questo tipo di problematiche, ma quando si fa per professione parliamo di multi-crew coordination, quindi parliamo della capacità di lavorare assieme su dei protocolli, su delle procedure che poi in caso di emergenza devono essere spontanee, automatiche. Quindi la capacità di lavorare assieme, di lavorare su dei protocolli che in qualche modo sono consolidati e lavorare rapidamente. Sì, questo è fondamentale, mi piace anche sottolinearlo, perché è anche uno dei pregi di questa piccola scuola, in contesto di scuole professionali, perché venendo appunto da un'esperienza anche dell'aviazione commerciale, dove il multi-crew coordinator viene insegnato anche già a questo livello, cioè la capacità di coordinarsi. E del resto, sempre per fare un paragone nello sport, la squadra che vince non è la squadra che ha l'atleta di punta e basta, è il team. Esatto. L'atleta di punta è importante, però è il team, quindi la capacità di relazionarsi al proprio team. Certo. Da noi è uguale, nel multi-crew è fondamentale. Oggi esistono dei copiloti giovani molto più bravi di comandanti nella capacità, certo, dello skill, si dice, ma se non è il comandante che riesce a legare il crew e se non c'è uno stretto coordinamento tra comandante e suoi colleghi, chiunque fossero, quindi i copiloti piuttosto che il personale di cabina, il prodotto finale non è buono. Perfetto. Giussi, a questo proposito, cosa dici di queste parole di... No, è molto bello per quello che ci riguarda noi a sport di alto livello. Del dottor Scuri? Dottore? Anche dottore. Per quello che ci riguarda noi come sport di alto livello, la predecisione è un momento fondamentale che può cambiare il risultato di una partita. E il bello tra un pilota e un atleta è questo momento di adrenalina. Chi ti viene a una frazione di secondo deve dare la buona risposta, ma questa buona risposta l'avrai solamente se l'hai anticipata, simulata, e dopo andiamo nell'allenamento, ripetere per memorizzare meccanizzazione dei gesti. Si chiama meccanizzazione, ho studiato anche ogni tanto. E dopo, come vedete, noi essendo un sport di squadra c'è una strategia prima della partita e ogni di noi abbiamo un ruolo e dobbiamo rispettarla. Se abbiamo deciso andiamo tutti insieme. Quindi vi ringrazio dell'ospitalità, istruttore Scuri, presidente Guidi, Filippa. Sì. Alla prossima, venite qui in Aeroclub, volentieri, ci incontriamo tutti, una grande famiglia. Aeroclub di Bergamo. Grazie mille. Sì.